Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sull'angolo di Saidori se è la prima volta che capitate in questo canale. Il video di oggi, che è uno dei video che va in onda tutti i giorni alle ore 19, quindi ci vediamo qua ogni giorno alle ore 19, è un video Get Ready With Me, cioè in pratica un video nel quale mi preparo truccandomi appunto e proverò alcune delle novità make-up che mi sono state recapitate negli ultimi tempi e che probabilmente se mi seguite avete visto in qualche video spacchettamento, in qualche video beauty news nel quale ve le ho fatte vedere. Ho preparato qua un vassoio con le novità che voglio provare. Qualcosa l'avete sicuramente vista, una no perché l'ho ricevuta questa mattina e quindi non avete sicuramente potuto vederla, però per il resto faremo un trucco completo solo con novità appena ricevute, quindi spero che possa essere interessante, perché ok vedere le novità che arrivano nel loro pack, sapere insomma che cosa magari il brand, nel frattempo spacchetto un mascara, il brand racconta del prodotto, però poi vederle applicate è un'altra cosa. Quindi adesso iniziamo subito e iniziamo ovviamente dal fondotinta. Allora, il fondotinta che andrò a provare l'ho ricevuto dal brand appunto Clinique, è l'Even Better Glow e adesso io lo applicherò, comunque vi darò le mie opinioni in merito. Di tutti i prodotti che vi cito, quindi anche dell'Even Better Glow, trovate in info box il link al sito appunto alla casa cosmetica, quindi in questo caso Clinique, e anche il link al prodotto. In più per Clinique vi aggiungerò il link all'articolo di oggi, perché proprio oggi, casualità, giorno in cui mi è arrivato il prodotto, non sapevo che l'avrei ricevuto oggi assolutamente, ho pubblicato un articolo proprio sulle novità fondotinta in profumeria appunto in quest'autunno 2017, una delle quali è appunto il Clinique. Io ho richiesto la colorazione, ragazzi, CN58, che si chiama Honey. Non so se sono stata brava nello scegliere il prodotto, perché ovviamente l'ho dovuto scegliere guardando i colori online. Ovviamente sarei potuta andare in profumeria a provare le colorazioni, ma non ho potuto. Spero di avere azzeccato. In ogni caso adesso lo scopriremo. A me comunque interessava vedere come il prodotto si comporta. In pratica è un fondotinta allora vediamo in italiano, fondotinta illuminante con SPF 15 che vi fa ottenere una copertura da leggera a media e ha un effetto luminoso. Peraltro molto interessante vedere nel sito, come se vi va di leggere l'articolo, come hanno lavorato i team di dermatologi di Clinique, perché ragazzi questo fondotinta in pratica racchiude un po' quelli che sono gli studi dermatologici che il team appunto di dermatologi Clinique ha fatto, diciamo, in tema di il colore, ragazzi, mi sa che ce l'ho proprio, l'ho proprio azzeccato, dicevo, in tema di skin care. Sapete che loro ovviamente sono fortissimi sulla skin care e hanno appunto elaborato, strutturato la formula di questo fondotinta partendo proprio da tutto ciò che di regola fanno in tema di skincare. Quindi vedrete che ci sono delle vitamine in questo fondotinta, insomma una buona, un buono studio, bello articolato che vi riporto nell'articolo, quindi se vi va di andare a vederlo, ripeto, lo trovate in info box o sull'angolo di saidori.it. Dopo scegliete la sezione make-up e trovate subito l'articolo. La coprenza mi sembra buona, ma l'effetto è estremamente naturale. Ne ho messo pochissimo, ne provo un altro po'. Vedete, io ero convinta di aver sbagliato il colore quando l'ho visto, ho detto mamma mia, non avrò scelto troppo scuro, invece ragazze assolutamente no. Come potete vedere mi sembra un colore proprio giusto, ne basta pochissimo
Direi che la copertura è ottima. Mi piace molto perché l'effetto è molto naturale, la texture è super 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 fluida, cioè è proprio un fondotinta liquido, non cremoso, è più liquido, quindi sicuramente lo adoreranno tutte quelle donne che cercano un fondotinta molto effetto naturale, che non si senta sulla pelle, che non abbia quell'effetto ultra coprente, finto, ecco, dà un aspetto molto molto naturale. Questo è il risultato applicandolo con la spugnetta. Sapete che io adoro applicare i prodotti con la spugnetta. E quindi, insomma, direi che questa prima applicazione mi ha soddisfatto. Poi non l'avevo mai visto dal vivo. È veramente super piccolino, ma assolutamente con il contenuto nella media rispetto ai fondotinta in commercio. Sono 30 ml. E guardate che maneggevole che è. Quindi mi piace perché è uno di quelli che porterei nella pochette da trucco in viaggio, eccetera. Quelli in vetro sono troppo pesanti e rischiano di andare veramente in mille pezzi. Quindi, anche da questo punto di vista, devo dire che gli do un buon punteggio. Allora, adesso invece volevo iniziare con il trucco occhi. Scusate che levo la pinzetta, se no mi rimane il segno. Allora, il trucco occhi, volevo utilizzare una base. Sapete che io adoro le basi tipo Long Lasting Stick Eye Shadow, no? E volevo provare queste qua di Aiko che vi avevo già fatto vedere. Aiko è arrivato da Sephora, ragazze. Fino a questo momento non c'era. Io lo conoscevo già perché avevo visto uno stand in Rinascente. Questi qua sono quelli che voglio provare. Il Me and My Shadow Waterproof Shadow Liner che ho nella colorazione o Topaz oppure Bronze, che sono in pratica, sapete, matitoni così. Allora, uno è bronzo, credo, questo no? Sì, questo qua è bronzo, eccolo qua. E invece l'altro Topaz dovrebbe essere tipo un colore più chiaro. Vedete questo colore qua, chiaro così. Credo che utilizzerò il colore chiaro perché ho visto già che colore voglio utilizzare e ha il pennellino, vedete dietro. Ho visto già che per quanto riguarda gli ombretti, il prodotto che voglio utilizzare va bene con questo colore, quindi vado a metterlo nella piega. Io spessissimo questi li uso come basi, per i miei trucchi, non sto più usando la base e uso questi prodotti. Allora, per quanto riguarda il make-up, ragazzi, ho ceduto alla tentazione. Sapete che avevo fatto un video che si chiama Wish Haul. In pratica tutti avevano fatto No, sto sbagliando, questo devo inserirlo qui. Per tutti avevano fatto l'anti-haul, giusto? Si chiama anti-haul, sì, il video in pratica dove dicono che cosa non comprerebbero mai, che però lo voglio fare anch'io. Alla fine mi avete convinta, lo voglio fare anch'io. Però avevo fatto il video che si chiama Wish Haul, quindi in pratica ciò che invece vorrei comprare. Vado a prendere, scusate, questa palettina della Rimmel, la Magnifies Smoke Edition di Rimmel. Vado a levare il pennellino, però il pennellino avete visto che oltre allo spugnino ha proprio il pennellino vero e proprio in pelo. Adesso lo provo. Vado a provare questa colorazione qua che è un po' chiara e quindi va bene per il colore che ho utilizzato. E quindi dicevo, avevo fatto questo video nel quale io nel frattempo guardo lì perché ho uno specchio. Questo video nel quale avevo detto tutte le cose che desideravo. Tra queste c'erano i kit di Marc Jacobs, quello dei rossetti piccolino, perché quello grosso è bellissimo, ma costa un botto. Costa veramente troppo e non posso spendere tutti quei soldi in rossetti. E poi il piccolino aveva la pochettina di Marc Jacobs riutilizzabile come pochettina da sera e quindi vi devo dire la verità, mi aveva ispirato molto e me lo sono comprato. Avevo un'amica che aveva uno sconto, doveva prendere un po' di cose, quindi me lo sono fatta prendere con uno sconto del credo 20% se non sbaglio.
e quindi me lo deve ancora consegnare. Devo cercare, ecco, il mio pennello preferito, così prendo un colore opaco. Voglio provare questo qua, questo violaceo. E vado a sfumare e quindi me lo deve ancora consegnare, non l'ho ancora visto in effetti, ma la pochettina è bellissima perché è una clutch rigida, cioè una volta che voi utilizzate gli ombretti, cioè i rossetti, rimane questa clutch rigida, fucsia maculata, cioè stupenda. Con una nappa penzolante che è quella della chiusura, mi sembra veramente carinissima, quindi la utilizzerò per uscire la sera così come pochette. Marc Jacobs ha avuto un'ottima idea. Poi il costo è davvero abbordabile, ragazze, perché era 44 euro il kit con i 5 mini rossetti, ma ripeto, vi rimane la pochette. E se poi lo prendete con uno sconto, voglio dire, allora lì va benissimo. Vado a prendere il nero. Aspettate che levo il pennello, se no mi casca. Vado a prendere il nero. Sì, credo che sia proprio un nero o comunque un grigio scurissimo. A me sembra però un nero. E lo vado a mettere nella parte finale dell'occhio perché mi sembra troppo argentato per i miei gusti. È da una vita che non faccio uno smoky così sui toni del grigio. Vado sempre sui toni più marroni. Però, ragazze, mi sto veramente stufando del fatto di truccarmi sempre nello stesso modo con marroni caldi e quindi ci voleva cambiare anche un po' trucco. Vado a prendere questa matita di Sonia Kashuk che si chiama Dark Purple. Vedete, Dark Purple è una matita appunto di Sonia Kashuk. La vado a mettere qua nella rima inferiore. Provo a metterla anche all'interno dell'occhio. Non so se riesco da questa distanza perché lo specchio lì è un caos. Vado a sfumare la matita viola che ho applicato con il viola della palette, questo. Ragazzi, quello che volevo dire, che mi stavo dimenticando, ho detto adesso quando faccio il video lo dico, è che non riesco più a trovare canali su YouTube nuovi che mi interessino. Quindi sono un po' arenata nel guardare sempre le stesse cose. Mettere invece un pochino di questo super brillantinato qua alla fine dell'occhio. Vi dicevo per quanto riguarda i canali che se siete così come me impantanate sui canali che non sapete quali seguire perché quelli che girano vi hanno annoiato, confidiamo in varie ragazze che sotto invece ci daranno una mano. Magari qualcuna di voi ne conosce di stupendi e ce li rivela. Quindi cortesemente scrivete sotto quali sono i canali dei quali ci consigliate di andare a sbirciare, insomma, i contenuti, perché noi non sappiamo dove andare a parare. Mi serve un color panna chiaro per illuminare l'arcata. Vediamo dove vado a parare. Prendo la palette di Cat, la Shade and Light. Vediamo se trovo, sì, il pennello, e prendo questo colore chiaro, questo qua, non il bianco, ma facciamo questo panna qui e vado a metterlo qua sull'arcata. Quindi ragazze, insomma, fateci sapere. Non so se dirvi di eliminare quelli dai consigli, quelli inglesi, eccetera, perché io devo dire la verità. Io mi sforzo di guardarli e ne guardo. Se non fosse altro anche per tenermi aggiornata, per tenermi sempre in esercizio con l'inglese, no? Che non è mai abbastanza, perché sapete che, ok, andare al corso, peraltro ce l'ho stasera, devo andare stasera al corso d'inglese, ok, andare al corso, ok, tutto, però non c'è niente di meglio che sentire proprio parlare le persone in inglese, per cui mi sforzo appunto di
guardare canali in inglese, però devo dirvi la verità che siccome spesso me li guardo prima di dormire, un po' per prendere sonno, la cantilena italiana mi fa più compagnia, mi aiuta di più. Voglio fare le sopracciglia prima di passare ad eyeliner, faccio sempre così, faccio un po' gli occhi, li lascio mezzo incompleti e passo le sopracciglia. Voglio provare il Foolproof Brow Powder, il prodotto nuovo di Benefit, che è praticamente contenuto in questo scrigno troppo caruccio, che vedete si apre, a parte che c'è lo specchietto, ma c'è proprio una forma di sopracciglia che ha un colore più chiaro e poi il colore più scuro e poi ha il pennellino con lo sfumino, diciamo, e quindi vado a provare. Aspettate però che se non levo dallo specchio quantomeno la plastichina protettiva non vedo nulla. Ok, così è meglio. Andiamo a provarla. Ok, quindi prima parte delle sopracciglia l'ho fatta con la parte chiara, adesso vado a prendere la parte scura per fare la codina. Ragazzi, viene veramente un effetto super naturale, molto naturale. Io devo dire che, lo sapete, amo le sopracciglia super definite, però ogni tanto per cambiare non è male nemmeno così. Forse io lo utilizzerei più per riempire e magari fare la forma con una matita e poi questo per riempire invece la forma all'interno. Però è un bel effetto, eh? Ok, ho terminato. Devo dire che ho provato a utilizzare il pennellino classico, insomma, a taglio, da eyeliner, da definizione sopracciglia, e io lo preferisco, quindi diciamo che il prodotto applicato con questo tipo di attrezzo mi piace molto di più, anche se, ripeto, io preferisco i prodotti tipo pomade, tipo che so, i pot di Nabla, o il mio preferito in assoluto, che è appunto il Cabrow di Benefit, che è lui, che però mi si è ormai seccato e faccio veramente molta fatica ad utilizzarlo, però rimane il mio preferito in assoluto. Adesso, ragazzi, vado a mettere l'eyeliner e poi ci troviamo per il mascara, chili di mascara proprio. Allora, eyeliner messo, come al solito, sempre lui, il NYX Epic Ink Liner, che è il mio preferito in assoluto di sempre. Ha battuto qualunque eyeliner io abbia mai usato nella mia vita. Vado a piegare le ciglia e vado a provare un nuovo mascara chiacchieratissimo, ne ho sentito parlare tantissimo, ed è il Wet n Wild Lash Renegade mascara, quindi vado a provarlo. Già vi dico che lo scovolino mi piace moltissimo perché è in silicone con questa forma stranissima, vedete, ha questa specie di pallina iniziale, poi si restringe e diventa, diciamo, uno di quei mini scovolini che mi piacciono tantissimo. E vi dico anche subito che mi piace perché io lo sento subito se mi afferra le ciglia, perché ci sono certi mascara che alla base non riescono ad aggrapparmi le ciglia, quindi non riesco a tirarle su. Questo invece è di solito, quelli con lo scovolino in silicone mi piacciono tantissimo. Quindi vi dico che già mi piace tanto. Adesso fatemi lavorare bene e poi vi faccio vedere la differenza, eh? Allora, ragazzi, vi dico che questo mascara è wow, guardate la differenza. No, sì. Direi che è una differenza wow, quindi veramente è un mascara low cost, ovviamente, perché sapete che il Wet n Wild è una linea low cost, quindi super approvato. Adesso vado a fare un po' di
Magia. Vado a mettere il correttore, ragazzi, quindi vado a mettere il Maybelline Fit Me nella colorazione 10. Mi hanno detto delle ragazze, siccome io avevo detto che è uno di quelli che preferisco, lo sapete, ma che non lo trovo più, cioè so che è uscito di produzione, nel senso che io sul sito Maybelline non lo vedo assolutamente. Non ho guardato al market, la prossima volta che vado alla Hyper dove l'avevo trovato controllerò se magari ce l'hanno ancora, ma insomma ufficialmente so che è uscito di produzione. Però delle ragazze mi hanno detto che l'hanno reperito su Amazon e quindi ne hanno fatto super scorta. Io onestamente non ho guardato perché ho veramente tantissimi correttori da provare, quindi anche se mi piace tantissimo, oddio, questo me lo sono comprato da me. Sapete che non ricevo prodotti Maybelline, quindi questo me lo sono comprato da me. Però, perché ai tempi ero veramente curiosa. Peraltro ne ho comprato due, perché questo era il famoso correttore che Pablo aveva lasciato nel carrello quando avevamo fatto la spesa, quindi me l'ero comprato due volte. Però non me la sento di comprare altri correttori perché ne ho veramente tantissimi da provare. Questo ormai è agli sgoccioli. Devo metterne un po' qua perché ho il naso arrossato. Ho il naso arrossato perché ho riniziato a utilizzare l'acido retinoico. Molte di voi me l'hanno chiesto. Sia l'acido retinoico che l'acido alfa lipoico. Però l'alfa lipoico non avevo smesso di usarlo perché sapete che si può utilizzare benissimo anche d'estate. Mentre l'acido retinoico no, perché assolutamente vi creerebbe macchie solari e non si può utilizzare nei periodi in cui c'è molto sole. Per cui invece diciamo che ho iniziato proprio a ottobre con l'acido retinoico. Se vi state chiedendo che cosa sia, io nel frattempo vado a prendere una cipria e uso la cipria che mi ha mandato di Physician Formula, questa qua, Joyful Wear. Credo che si legga così. Vado insomma a tirarla fuori e a provarla. Allora, ragazzi, prima di fare con l'operazione cipria vado a fare un soft baking, come dice Mr. Daniel, con la mia Makeup Forever, come si chiama, che non lo ricordo mai, Ultra HD, mi ricordo solo HD, non mi ricordo mai se è super, se è ultra, se è iper, quindi è ultra, è ultra. Quindi vado a fare, a settare diciamo il correttore, ok. Che strana che mi vedo con lo smoking eyes. Era da innumerevole tempo che non ne facevo uno. Sempre sti toni naturali del marroncini e basta. Mi stava venendo da andare anche sul naso, no, però voglio utilizzare questa cipria che ha anche il pennellino, vedete, nello scomparto sotto. Physician Formula sui pack si sta veramente superando. Prendiamo questo pennellone di Real Techniques e vado a utilizzare la cipria. Sapete che io ne metto poca, è soltanto al centro del viso, però nonostante io ne metta poca, io sono piuttosto rigida nel giudicare le ciprie perché non voglio assolutamente che mi diano quell'effetto super polveroso, devono avere una texture impalpabile. Quindi mi sembra così. Prima volta che la uso, non male, però sapete che poi su queste cose vi do opinioni più così nel tempo, perché questo è proprio un inizio di quello che vedo all'inizio. Invece adesso vado a fare un po' di contouring e userò la Makeup Forever Pro Bronze Fusion, questa qua, nella colorazione 100. No, 15L e 15I. Guardate che pack stupendo. È bellissimo il pack di questa terra, di questo bronzer. È quasi un peccato sciupare queste onde meravigliose. Allora, ragazzi, stavo parlando di YouTube, poi mi sono persa. Perché in pratica in sto periodo di nuovo non riesco a trovare niente. L'unica cosa di cui si parla ovunque è la lite tra la diva del tubo e Passion Makeup, di cui so pochissimissimo, veramente so molto poco.
Mi devo guardare il video di Ornella nel quale diceva io sto con Alessia, so che Alessia e Ornella sono amiche, quindi magari Ornella ha seguito più di me, non so nulla di questa storia, so soltanto che la diva del tubo penso che si sia offesa perché Alessia in un video, non so se probabilmente scherzando, non lo so perché veramente non ho seguito la cosa, ha detto che la diva puzza. Però più di questo non so nulla, vado a prendere sempre di Physician Formula il Butter Brown Blush, scusate, nella colorazione 6811 Vintage Rouge. Il pack è bellissimo, abbastanza estivo, ma ragazze mi assale un odore di cocco e di... Sì, di cocco tantissimo e di prodotti solari, sa d'estate questo prodotto, quindi a livello olfattivo vi riporta proprio all'estate, anche a livello di pack devo dire, però è veramente carino. Volevo un blush un po' vivo, quando ho visto i colori della palette, perché ho detto già farò super scuro l'occhio, voglio che almeno mettere un po' di colore vivo sulle guance. Vado a prelevare il mio illuminante super preferito dalla palette di Becca, che è il Sea Pop, questo qui, che è il mio illuminante super preferito in assoluto proprio, che uso, infatti prendo già anche il pennellino, anche per l'angolo interno dell'occhio. Lo adoro, cioè penso che non ci sia illuminante più bello di questo. So che in Italia, forse per una questione, se non ho capito male, di nome, di copyright, forse non si poteva dire champagne, non lo so. Comunque, Becca non ha potuto chiamarlo Champagne Pop, che penso che sia il nome che ha in America, e l'ha dovuto chiamare solo C, insomma, C, l'iniziale C, Pop. Comunque, sempre lui è. Mi piace tantissimo, ne metto anche un po' qui. Guardate che... Vedete quanto è luminoso, cioè proprio luminosissimo. Con il pennellino di MAC, quello che adoro per fare appunto l'inizio dell'occhio, vado a prelevare un po' di colore e lo metto all'inizio dell'occhio. Quasi sempre quando mi chiedete che illuminante hai, ho quello della palettina di Sleek, della Solstice, quello violettino glicine che adoro, ma è più freddo. Questo rimane più caldo, oppure questo appunto. Questi due, cioè si alternano sempre, sono loro due. Io direi che ho finito, vado a scegliere il rossetto che dovrebbe essere questo che ho messo qua. Quantomeno volevo mettere questo, che è l'Artist Liquid Matte, dei rossetti appunto liquidi di Make Up Forever. Ed è questo colore, che a vederlo così adoro, mi piace tanto 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 tanto. Avevo già provato il rosso della loro linea, questa qua, la linea dei Liquid Matte, l'avevo portato anche in Sardegna quest'estate, un rosso stupendo, e come prodotto mi piace molto. Non so se cambi da colore a colore, adesso lo scoprirò perché... Ecco, se ce la faccio ad aprirlo, oggi proverò la colorazione questa un po' più nude. Allora, rossetto applicato, direi che è bellissimissimissimissimo. Vado a terminare con l'applicazione di una mist, la Glow Mist di Pixi, che è una delle mie preferite, è bifasica perché contiene propoli e olio di argan. La vado quindi a miscelare, ormai volge al termine. Sapete che è una di quelle che preferisco di più, vi dà un effetto luminoso. Come dice il nome, Glow Mist. Basta, questo lo vado a mettere in borsa. E niente, ragazzi, questo era tutto. Io spero che, insomma, vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto vedere un po' i prodotti all'opera, quindi sia stato interessante o da uno o dall'altro versante, fate voi. Per quanto riguarda i capelli, credo che farò qualche boccolo, perché così super lisci. Non mi piacciono. Molte di voi mi dicono spesso perché non li tagli? Perché non fai un long bob? Allora, aspettate che mi sembra di avere le mani sporche di fondo. Comunque, vediamo un long bob, tipo così. Vedete?
Non ho il coraggio, a parte che Pablo mi uccide perché non sarebbe proprio dell'opinione che io debba tagliare i capelli. Lui adora i capelli lunghi e li adoro anch'io, li ho sempre avuti lunghi, tranne quando mi ha conosciuto che avevo proprio questo taglio qua, un po' così corto, che avevo fatto nel 96 e del quale mi ero amaramente pentita tipo il giorno dopo. Quindi l'unica volta che io ricordi di aver tagliato i capelli è nel 96, 20 anni fa, ed è stato tipo uno shock. Sono stata veramente triste di averlo fatto e... No, non lo rifarei per il momento, mi piacciono molto lunghi, però mi piacciono magari un po' più voluminosi. So che ognuno di noi magari avrebbe il taglio ideale, ma non sempre il taglio ideale poi corrisponde a quello che insomma con cui quella persona si vede meglio, no? Ecco, io non mi vedo con i capelli corti, non mi piacciono, e trovo quasi sempre che tutte le persone che mi chiedono un'opinione, li taglio o non li taglio, per me stanno sempre meglio con i capelli lunghi, quindi questa è la mia visione. Basta, questo è quanto, noi ci vediamo domani ore 19 con un nuovo video. Se questo vi è piaciuto, mi fa piacere se mi lasciate il vostro like. Se non siete iscritte al canale, potete iscrivervi adesso perché vi apparirà qui la mia faccia sul quale cliccare e potervi iscrivere. Basta, tutto qua, ci vediamo domani, un bacio, ciao!